Buongiorno a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio. Mario. Buongiorno. Ormai è automatico. Buongiorno, allora buongiorno. Due domande, una molto di campo, se ci dici i tre, vabbè Chiesa abbiamo già capito ieri, ma insomma se ci dici come stanno Chiesa, Ribéry e Pezzella, se ce lo puoi dire naturalmente. Poi una seconda domanda. Sì, a questi tre aggiungerei anche Borgia, perché ecco. Da Milano siamo tornati con qualche, purtroppo con qualche acciacco di troppo, e quindi vediamo oggi nell'ultimo allenamento di domani mattina, magari verifichiamo bene. Sicuramente insomma le situazioni che si erano verificate domenica in campo, che ci hanno portato insomma a far sì che Chiesa dovesse uscire per una, no, un po' affaticamento, e Frank per questo grosso colpo subito, abbiamo cercato di tirare, ma poi alla fine insomma è stata anche una cosa controproducente, al di là dei meriti che poi che ci ha potuto dare, e quindi vediamo un attimino dei vantaggi che ci ha potuto dare questa cosa. Però ora verifichiamo l'ultimo allenamento e vediamo con chi e con chi e come, li proviamo tutti e tre, tutti e quattro, e poi fra oggi e domani mattina verifichiamo un attimino chi potrà essere della partita, però sono cose dello staff medico, no? dei ragazzi stessi, per capire il dolore a che punto arriva. Senti, la seconda domanda è all'allenatore e all'ex giocatore, perché al di là, voglio dire, delle condizioni fisiche di Chiesa, ci sono dei rumors intorno a lui, qualcuno dice che potrebbe essere l'ultima partita della Fiorentina. Allora ti chiedo, alla luce della tua esperienza come giocatore e adesso come allenatore, quale può essere lo stato d'animo? Se tu domani, se Chiesa starà bene muscolarmente, tu deciderai di farlo giocare, secondo te che stato d'animo avrà questo calciatore? Sarà tutto uguale oppure hai delle preoccupazioni? Federico, rispondo alla tua domanda come ho risposto la settimana scorsa. Federico, lo abbiamo visto anche a Milano, sta benissimo, è coinvolto nel lavoro della squadra, del gruppo, sta bene al di là di questo piccolo inconveniente che è successo domenica, ma mi auguro che sia insomma superato, però a livello mentale, a livello partecipativo, a livello di coinvolgimento nella squadra e nel gruppo, di attaccamento anche alla Fiorentina per quello che è stato il suo percorso qui dal settore giovanile, no? Prima di arrivare alla prima squadra, è totale, quindi non ci sono assolutamente problemi, quindi lui è della Fiorentina, quindi nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, non ci saranno problemi assolutamente per poter far sì che possa giocare, insomma essere partecipe alla partita. Salve mister, due cose. La prima, qual è l'aspetto che vuole rivedere nella gara contro la Sampdoria dopo due buone prestazioni come quelle con Torino e con l'Inter? E poi la seconda cosa, sempre sui cinque cambi, la settimana scorsa gliel'avevo chiesta, non so se alla luce di come è andata la gara di Milano crede che abbiano effettivamente un peso specifico per le squadre soprattutto più forti, e in relazione a questo la Fiorentina mi sembra rispetto all'anno scorso abbia una rosa molto più competitiva anche per le scelte. Ecco, avete pensato anche a questo, cioè nell'ottica dei cinque cambi, certo, di una gara? Grazie. Certo. Allora, diciamo che cos'è che non si vuole rivedere? Niente, diciamo che abbiamo commesso a Milano, abbiamo fatto una grande partita, però dentro la partita abbiamo commesso qualche sbavatura, qualche errore da cui è derivato qualche gol che non siamo abituati, no, a favorire i nostri avversari. E in questo senso poi quando davanti è l'Inter, la prima sbavatura, una squadra come l'Inter con tanti campioni, ci sta che ti possa castigare, e quindi in questo senso portiamo avanti il lavoro di riprendere il percorso di solidità, di, diciamo, di attenzione nei 95 minuti, perché in Serie A in questo basta concedere un metro, basta concedere una sbavatura, ecco qua che l'avversario è pronto a castigarti. Poi l'essere ancora più determinanti sotto porta, perché poi abbiamo avuto occasioni, no, sull'1-0 per poter andare a fare il 2-0 nel primo tempo in diverse circostanze, quindi nel secondo tempo abbiamo avuto qualche situazione per poter fare il 2-0,
ma in questo non colpevolizzerei in maniera particolare i miei ragazzi, i giocatori. Cioè, ho sentito insomma tante giustamente da un lato, dall'altro meno giustamente, perché critiche però fanno parte del nostro lavoro, ma abbiamo a che fare con dei ragazzi che sono nel loro trampolino di crescita ed ci sta. Dobbiamo prevedere che l'anno scorso a Napoli, siamo andati a Napoli per fare questa partita, Dusan è entrato e ha fatto il 2-0 e ha fatto tutto, l'esecuzione è stata perfetta, il controllo orientato è stato giusto sul piede importante e col sinistro l'ha messa in porta. Domenica il primo controllo nella conclusione in porta non è stato corretto, perché doveva controllare la palla in altra maniera, ma di queste facciamo tante esercitazioni in questo senso. Però la scelta che ha fatto magari è stata non corretta e magari non è riuscito a fare gol, però fa parte della crescita di un ragazzo, di dei ragazzi giovani che abbiamo, li abbiamo soprattutto ed anche nel reparto offensivo, e lì dovremo lavorarci, continuare a lavorare per far sì che loro riescano a crescere prima possibile in fretta e riescano a leggere la situazione migliore. Però questo fa parte del nostro percorso di lavoro, dobbiamo paradossalmente accettarlo, no? Però guardare anche il bicchiere mezzo pieno, che la squadra è andata con personalità, ha giocato una grande partita, ha fatto con mentalità giusta, con approccio giusto, e ha fatto tutto quello che si doveva fare per 95 minuti, è andato in svantaggio con un episodio sfortunato, ha riacciuffato la partita, ha continuato a giocare per andare a vincerla, e questa è la mentalità che dobbiamo mettere. Poi se qualche volta in questo nostro primo percorso, no? Soprattutto siamo all'inizio di questo nuovo percorso, c'è qualche sbavatura, ci andremo a lavorare, però il percorso è quello, la strada è tracciata e quella è la nostra strada per poter fare, no? Continuare a fare grandi prestazioni, continuità di prestazioni e di risultati attraverso il gioco, attraverso una mentalità giusta, è quello che su cui stiamo lavorando con questo gruppo di ragazzi, e quindi è quello che dobbiamo fare. I cinque cambi, abbiamo giocato con l'Inter, ci può stare che abbiano magari dei cambi molto importanti, e quindi nello specifico sabato ovviamente possono aver inciso di più, però sappiamo che siamo all'inizio di un campionato, ci sta che in una squadra i 90 minuti paradossalmente non c'è stata una preparazione come gli altri anni, no? Normale, anzi abbiamo fatto 8 giorni di lavoro, 9 giorni di lavoro, poi abbiamo dato 10 giocatori, 8-10 giocatori alle nazionali, quindi il fatto che poi siano andati con le nazionali, tra virgolette, non abbiamo potuto lavorarci anche, ci sta che durante la partita nel finale ci possa essere un calo da parte di qualcuno. Noi dobbiamo cambiare, gli altri cambiano, e quando ti trovi a giocare contro l'Inter, ma non solo contro la Fiorentina, ci sta che questi cambi, se entrano giocatori di un certo livello, possano incidere, perché hanno una qualità molto molto elevata. Non a caso dopo 4 giorni l'Inter ha cambiato quasi 7 undicesimi della squadra, l'effetto è stato sempre quello. Questo vuol dire che insomma hanno costruito negli anni una formazione di un certo tipo, e anche noi della Fiorentina con la nostra idea stiamo cercando con i dirigenti di cercare di arricchire un po' anche la rosa, no? Per far sì che in virtù proprio di questi cinque cambi, di questa nuova normativa, di questa nuova regola, si riesca ad avere in campo nel momento in cui andiamo a cambiare, perché bisogna sfruttarle queste situazioni, si riesca ad avere anche una giusta qualità, giusti ragazzi che possano entrare e darci una mano. Brunella, scusa un attimo, devi venire a vedere cosa succede. A posto? Grazie. A mia, come metti a me. Ciao Alessandro, ciao Berti, buongiorno. Allora, due cose. La prima è riferita alla partita di domani, perché comunque poi questa c'è, è questa che incombe. Che partita ti aspetti? Perché comunque è una Sampdoria che arriva da una sconfitta forse in attesa contro il Benevento, e queste neopromosse si stanno dimostrando, insomma, dei bei trappoloni. E la seconda è, mancano ormai 4 giorni alla conclusione del mercato, e se tra virgolette ti sei rassegnato a non vedere arrivare più nessuno, o se invece hai avuto segnali che magari o in attacco o a centrocampo o in difesa o sulla fascia sinistra possa arrivare qualcuno. Grazie. Allora, questa domanda cade proprio perfetta, perché in tutti questi giorni, com'è normale che sia, quindi non c'è nessuna valutazione in questo senso assolutamente polemica, ma è così che funziona, si parla di tutto meno che delle partite giocate.
e noi affrontiamo la partita più pericolosa di questo periodo, primo periodo della stagione. Vuoi perché usciamo da Milano con qualche situazione un po' impicciata, vuoi perché fortunatamente, da un lato lo dico fortunatamente, perché vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto insieme a questo gruppo di ragazzi in crescita e di valorizzazione fa sì che alla nostra società possano essere arrivate numerose richieste per i nostri giocatori. Vuol dire che abbiamo lavorato bene, vuol dire che abbiamo valorizzato il prodotto della società che ci ha messo a disposizione, vuol dire che da parte nostra e dello staff c'è stato un lavoro importante su questi ragazzi che sono tornati ai loro livelli, no, abituali e stanno fornendo prestazioni importanti, hanno fornito prestazioni importanti durante l'ultimo periodo dello scorso anno e quest'anno all'inizio, e questo fa sì che ovviamente possano arrivare delle richieste da parte di altre squadre per i nostri giocatori, e questo ci inorgoglisce da un lato, però dall'altro lato fa sì che la partita, no, possa diventare tra virgolette molto pericolosa in virtù anche di questo fatto qua. E in settimana con i ragazzi mi sono fatto sentire più volte, perché al di là di come andrà il mercato, al di là che al mercato stanno lavorando i nostri dirigenti, Barone, Pradel, presidente, a far sì che la squadra possa uscire da questa situazione di mercato vagliando quelle che sono delle opportunità, se ne ve ne saranno la società magari non se le farà scappare, però stanno verificando loro quello che è giusto fare e si può fare. Nello stesso tempo noi dobbiamo rimanere concentrati sulla partita, perché questa è la partita più difficile in assoluto, perché affrontiamo una Sampdoria che è una squadra organizzata, una squadra quadrata, una squadra che ha qualità, molta qualità, un allenatore, un maestro lo posso definire, perché ho avuto il piacere di averlo da allenatore, come Ranieri, come Claudio, che conosciamo, conoscete a Firenze, quindi bravissimo, e quindi bisognerà fare sicuramente una partita molto molto importante al di sopra delle righe sotto l'aspetto tattico e di testa, perché tutte queste chiacchiere, tutte queste voci che interessano uno, interessano l'altro, ma interessano anche, possono interessare, andare a interessare anche giocatori che neanche voi immaginate, per dire, no? Perché ci sta, perché il mercato si muove, ci sono movimenti, si parla, si dice ah, ma io voglio, vorrei quello, vorrei quell'altro, e quindi dei giocatori ascoltano, vengono chiamati, sono partite del cavolo, no? E quindi bisognerà affrontarla con la massima attenzione, massima concentrazione, perché le due sconfitte sono bugiarde da parte della Sampdoria, che è un'ottima squadra, ha fatto due buone partite, e sicuramente da parte nostra abbiamo passato questi 4-5 giorni del dopo Milano in una certa maniera, l'ho detto, per qualche situazione, no, di acciacco che abbiamo avuto, qualche situazione di voci, chiacchiere e quant'altro. Quindi orecchie ben dritte, pensiamo alla partita, a prepararla in una maniera migliore. Lo stesso discorso che ho fatto ai ragazzi in questi giorni, dove ho battuto di più il ferro, perché finché indossiamo la maglia della Fiorentina, finché siamo con una società così gloriosa, con tanti sostenitori e tifosi al nostro fianco, con una società insomma seria, di valori, di persone per bene, dobbiamo andare in campo sempre con alto spirito di attaccamento, di volontà, e andare dentro da tutto per 95 minuti per il bene della Fiorentina, e a prescindere da chi scende in campo, fare prestazioni importanti per cercare di portare a casa il massimo di quello che si può fare, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Prendo spunto dalle sue parole, mister, per dirle che, ma lei non avrà certamente dubbi, che i tifosi hanno capito quanto questa partita sia importante domani, visto che si raduneranno alle 18.45 sotto l'albergo che ospita la Fiorentina. Le volevo chiedere se ha qualcosa in merito da dire, cioè certamente loro, che Chiesa vesta la maglia viola, che non vesta la maglia viola, certamente sono lì per sostenere la sua squadra, quindi chiedo cosa ne pensa di questo ritrovo. Ma ci fa piacere, perché hanno capito, magari che hanno visto che la squadra vuole sta prendendo un percorso di lavoro giusto, vuole avere una mentalità giusta in casa e fuori casa per andare a prendere le partite, andarle a giocare con qualità, con personalità, andarsi a giocare le gare e cercare di portare a casa più punti possibile da ogni partita, la posta piena, a prescindere se giochiamo contro chi giochiamo. E l'atteggiamento che abbiamo avuto a Milano penso che abbia fatto capire, no, ancora di più questo, e noi continueremo su questa strada, sempre dritti per il nostro percorso di lavoro. Certo, ci saranno dei momenti un po' più difficili, perché in un percorso, no, di crescita, di lavoro insieme, dobbiamo inserire ancora dei ragazzi che sono arrivati un po' più tardi, quindi hanno bisogno di acquisire una condizione magari ottimale, però lo faremo.
E il nostro percorso però è questo, e quindi dobbiamo continuare con questo atteggiamento e mentalità, e i tifosi lo hanno apprezzato, siamo felici, e dobbiamo continuare senza lasciare nulla per strada, nessun rammarico, nessuna remora, perché il nostro percorso ci deve portare poi ad arrivare alla fine del campionato, a giocarci le ultime partite di campionato, volendo, per una posizione di classifica migliore di quella dell'anno scorso sicuramente. E quindi noi stiamo lavorando perché poi con questo percorso che andiamo a fare adesso, in questi mesi, ci possa portare ad un finale importante di campionato. Questo è nel nostro volere, nella nostra volontà, facendo crescere i nostri ragazzi ancora e migliorandosi ancora. Poi volevo tornare un attimo, se possibile, sugli infortunati. Facendo finta di credere che Chiesa ovviamente abbia questo acciacco, le chiedo, se dovesse sbilanciarsi, quanta percentuale c'è di vedere in campo da una parte Ribéry, che sta stringendo i denti e vuole far di tutto per esserci, e dall'altra ovviamente Federico Chiesa, sapendo la situazione del mercato, inutile prenderci in giro, è più facile non vederlo che vederlo in campo, immagino. No, Chiesa, per come ho indicazioni da ieri, insomma anche dallo staff medico, ha un buon 90% per poterci essere, anzi, e quindi è buono. Per quanto riguarda Frank, non lo so, e quindi ripeto, quando c'è una cosa, no, di un certo tipo alla caviglia, magari, ecco, sono le sensazioni poi, no, singole del dottore, singole del ragazzo, che verificheremo. Lo stesso discorso di German, che sta portandosi purtroppo avanti questo acciacco, però chiunque andrà in campo, ripeto, dovrà fare il massimo per la squadra e per far sì che, insomma, venga fatta una grande partita, perché ce n'è bisogno, perché la Sampdoria, ripeto, è una squadra molto pericolosa e ben organizzata e forte qualitativamente. Salve mister, all'indomani della partita di Milano si è parlato del sostegno giusto a Vlahovic, anche per quelle critiche ingiuste che ha citato. Volevo capire che segnali le ha lanciato in settimana, che tipo di reazione ha visto nel ragazzo e che chance può avere in questa gerarchia ancora alla pari su tutti e tre gli attaccanti. Grazie. Okay. Guarda, con Dusan ho parlato, ma a Dusan posso rimproverare una cosa, che quando c'è stato l'errore sul gol, no, si sia abbattuto. Io questo non lo voglio dai miei giocatori, voglio che siano sempre alti con la testa e con il cuore. Si può sbagliare, ma poi non si deve uscire dalla partita, non si deve rimanere sempre sul campo, no, con la stessa testa, non abbattersi, però a 20 anni, e quindi sono passaggi di crescita che probabilmente deve anche andare ad affrontare per migliorare la sua conoscenza nel calcio, la personalità, la maturità, e quindi questi sono passaggi. E non mi sono arrabbiato più di tanto per il gol sbagliato, no, ma perché poi nell'atteggiamento dopo, no, c'è stato come un volersi abbattere, lasciare andare e avere nella testa ancora l'errore che avrebbe potuto portare la squadra su 4-2. Lo capisco, perché ovviamente per un attaccante poi in maniera particolare che vive per il gol è ancora più importante, però dobbiamo andare oltre queste cose, perché per fare ancora un passo in avanti come mentalità, come crescita, no, e come livello di squadra e di atteggiamento generale, dobbiamo andare sopra queste cose, perché nel calcio si sbaglia, però non si deve ripensare a quello che si è fatto, ma a quello che si deve fare subito dopo, e farlo sempre con la stessa tensione, concentrazione, spirito di rivalsa, girando la cosa dal lato giusto, non da quello contrario, cioè abbattersi. Quindi questo a Dusan ho rimproverato più che altro questo, che non mi è piaciuto, ma lui è in linea con gli altri attaccanti, sta lavorando bene, quindi non posso dire, ha capito anche questo passaggio qui, che ripeto, lo scorso anno a Napoli, quando entrò, no, fece scelta giusta, andammo sul 2-0, no, e portammo a casa la vittoria. Oggi gli è riuscita un'altra cosa, ha fatto un'altra scelta, un'altra cosa, un'altra soluzione, e magari fra un po' di tempo poi non le sbaglierà più le scelte, e magari riuscirà a leggerla in una maniera adeguata, farà un controllo orientato giusto, farà la scelta finale giusta, mirerà l'angolo giusto dove deve andare la palla, quindi non calcerà in porta, non tirerà in porta, ma calcerà in porta, che è un'altra cosa in Serie A, quindi mirare gli angoli, andare cose su cui stiamo lavorando e ci stiamo esercitando, perché ci sono portieri bravi che
occupa lo spazio, ci sono situazioni tecniche di tattica individuale in tutti i ruoli, e anche nella punta ci sono smarcamenti, movimenti, controlli orientati che possono portarti con più facilità alla rete, e sono cose su cui stiamo lavorando per migliorare cose normali quando parliamo di attaccanti molto giovani. Buongiorno mister, un giocatore che è uscito un po' dalle rotazioni ultimamente è Igor, le volevo chiedere il perché e se in questo momento lo vede più come alternativa ai centrali o come esterno di sinistra. Ma guarda, mettiamoci, ti ringrazio della domanda, ma non per Igor nello specifico, ma perché poi fra un po' di partite succederà per qualcun altro, perché poi alla fine si gioca in 11. A me purtroppo non me lo danno il permesso di far giocare di più giocatori, quindi magari oggi lo diciamo per un ruolo in difesa, domani lo potremo dire a centrocampo, lo stiamo facendo sull'attacco, però fa parte del calcio, no? Quindi oggi c'è un trio di ragazzi che stiamo portando avanti come discorso di difensori, però Igor ha la massima fiducia da parte nostra, è un ragazzo che, giovane, che sta crescendo, sta lavorando, sicuramente rientra nella parte da centrale, non da esterno, no? E quindi è visto in quella collocazione lì, però ha margini ancora importanti di poter crescere, di potersi migliorare. Lo scorso anno, quando si è andato a scegliere, lo si è scelto in virtù del fatto proprio di una potenzialità, no? Da lavorarci, da poterci lavorare, da poterlo migliorare sotto tutti gli aspetti. Il ragazzo sta lavorando, si sta impegnando, poi arriverà il momento che dovrà giocare anche lui, e lì poi dovrà farsi chiamare, insomma, all'appuntamento come altri ragazzi, quindi tranquillo, non ci sono problemi. Buongiorno, resto sul centrocampo. Chi ha avuto un impatto molto importante è stato Bonaventura, sia nella prima gara che nella seconda, quindi domando, alla luce anche di quanto ha detto su Borja Valero, quali sono le sue condizioni fisiche e come sta il ragazzo. L'altra è una curiosità invece che riguarda Castrovilli, che ha raccontato dei tanti allenamenti fatti per migliorare in quanto a calci in porta, come ha sottolineato. Sì. State continuando, grazie. Allora, per quanto riguarda Bonaventura, Jack e Borgia, sono arrivati da, ovviamente, da poche settimane con noi, e quindi stiamo cercando di portarli a una condizione migliore possibile per quello che riguarda le loro possibilità. È chiaro che poi in questo percorso dobbiamo stare attenti anche a far sì che poi non succeda qualcosa, no? Di muscolare soprattutto. E questo in virtù della gestione di Jack nel corso delle ultime partite, perché poi quando vieni tra le altre cose da un infortunio al ginocchio come è stato lui lo scorso anno, è chiaro che magari nel caricare, nell'andare, nel correre in campo, nell'andare a prendere determinate posture, non dobbiamo andare a rischiare di fare ricadute o cadute muscolari in questo senso. Stesso discorso vale per Borgia, stiamo gestendo, purtroppo a Milano c'è stata questa situazione qui da andare a leggere, vedremo oggi nell'allenamento di rifinitura come sta, e poi decideremo con lo staff medico, però sicuramente sono due ragazzi che siamo felici che siano con noi, perché ci danno quello che volevamo, insomma, quel tasso di qualità un po' in più in mezzo a campo, quella personalità. Noi giochiamo, a me piace giocare con gli interni di centrocampo, con i tre quarti che diventano tre quarti, quindi quindi in questo senso sia Borgia, sia Bonaventura, sia Castrovilli, Gaetano, sono tutti centrocampisti che sono centrocampisti molto offensivi, più propensi all'attacco che non alla difesa, e in questo senso per cercare di fare un calcio di qualità, di palleggio, di profondità, di attacco all'area avversaria. Domenica, se vi ricordate, Bonaventura è stato lui a dare la palla a Kwame, no? Lì dentro l'area di rigore. Questo attacco alla porta ci stiamo lavorando, e vado alla sua domanda su Castrovilli, e lo stiamo facendo ovviamente anche da tempo con Gaetano, perché resto della convinzione che sia un centrocampista che possa ancora migliorare tanto nel momento in cui si trova a ridosso dell'area di rigore avversaria, per cercare di essere ancora più incisivo, ancora più determinato nell'andare dentro, nell'attaccare con forza le linee difensive avversarie. Quindi ci stiamo lavorando e dobbiamo continuare a lavorarci, perché nessuno impara, è solo una cosa che ti dà il miglioramento, la ripetizione, e quindi la costanza della ripetizione, andarci sopra sempre, richiamarlo sempre, sia sul campo che al video, per far capire i tempi, per far vedere, insomma, le situazioni dove sono migliorabili, e abbiamo delle cose che si possono migliorare. Sono contento che anche sabato siamo riusciti ad andare al tiro con Biraghi nell'occasione, no, anche del 2-0 che ha avuto, poi magari si può sbagliare, però stiamo arrivando anche con gli esterni, Federico da una parte, di là dall'altra, Lirola o Venuti, dobbiamo arrivare
attaccarci con più uomini, non essere prevedibili nell'attacco alla porta avversaria, perché se ci aspettiamo sempre solo i gol degli attaccanti andiamo poco lontano. Se invece lavoriamo su più aspetti, palle inattive con i difensori, palle inattive attraverso il gioco di squadra, sugli inserimenti da dietro degli esterni, delle mezzale o delle mezzale che vanno a fare tre quarti, quindi tutte queste situazioni che su cui si sta lavorando hanno bisogno ovviamente di continuità di lavoro, di un pochino di tempo, però sono convinto che questi ragazzi già stanno facendo vedere qualcosa di interessante e dobbiamo battere ancora, come dicevo all'inizio, su quel percorso, perché ci dovrà portare insomma, ecco, a migliorare anche la fase realizzativa, cercando di mantenere certi equilibri che magari in certe situazioni, però giocando in maniera così, no? Così propositiva, possono venire meno in qualche circostanza, perché poi facciamo come la coperta, no? Quando vai a dormire, se ti tiri la coperta sulla testa ti scopri i piedi, se la tiri giù sotto i piedi ti scopri la testa e prendi influenza. Quindi dobbiamo stare attenti in questo senso e cercare di lavorare bene anche di tattica individuale dietro, negli uno contro uno, no? Nelle preventive, in queste situazioni qua, perché insomma, ecco, poi dall'altra parte trovi sempre in tutte le squadre di Serie A giocatori di qualità. Mister, buon pomeriggio. Le do una notizia, perché di pochi minuti fa era già iniziata la conferenza stampa, è stata ufficialmente rinviata Genoa-Torino a data da destinarsi per quello che è accaduto. Le chiedo quanto il caso che è successo al Genoa vi spaventa, anche perché la Fiorentina sappiamo che è già stata condizionata in passato, in un periodo fra l'altro di lockdown, quindi quanto mentalmente questa situazione vi condiziona, quanto, fra virgolette, da uomo di calcio, se è possibile, mantenendo il fatto che sono le istituzioni sportive e politico-sportive che devono prendere le decisioni, è il consiglio da fare in questo momento, perché c'è chi parla anche, fra virgolette, di campionato un po' falsato, perché insomma il calendario potrebbe essere modificato in corso proprio per casi come quello del Genoa. Grazie. Sì. Guarda, questa... Poi, sono decisioni che spettano, no, agli organi di governo, che ovviamente si sentono, immagino, e ascoltino anche le valutazioni, poi quelle che sono dei medici, degli esperti in questo senso, visto che parliamo di un virus molto molto grave, che è stato letale anche purtroppo per tanti nostri connazionali, quindi in questo senso va prestata grande attenzione. Sullo specifico, sul rinvio della partita, io penso che quando noi ci siamo già passati sotto questo aspetto, abbiamo pagato dazio importante, ancora ne sta venendo fuori il nostro ragazzo che è Pulgar, no, da questa situazione, quindi l'ha superata, ma dobbiamo andare avanti sul programma di lavoro, no, per quanto gli riguarda. Però se poi ti mancano 13-14 giocatori, cioè che partita è? inizia a diventare una partita un po' falsa, tra virgolette, se poi devo esprimerti il mio parere proprio spassionato. Quindi il rinvio ci poteva stare, perché non sarebbe stata una partita reale, corretta, perché quando ti mancano 14 giocatori in campo vedi un'altra squadra, quasi quasi devi chiamare la primavera per giocare, immagino, non lo so, però, e quindi diventa un'altra partita sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto della forza anche di una squadra, ma questo può succedere al Genoa e può succedere a qualsiasi altra squadra, intendiamoci. Noi ci auguriamo che non succedano più queste cose, che si riesca magari, ecco, a trovare un qualcosa che riesca insomma a non far arrivare più questa malattia, ma anche perché vogliamo che ritorni anche la gente allo stadio, i nostri tifosi, tutti i tifosi, perché il calcio è dei tifosi, e quindi sarebbe bello insomma che avere una notizia non di sospensione di partita per questo motivo, ma che abbiamo trovato l'antidoto. E quindi è che magari tutti possiamo tornare a vivere in maniera più normale. Buonasera, mister. Una domanda che è anche una provocazione. So che un allenatore non dà mai vantaggi, ma ha pensato, proprio per attestare la fiducia che la società ha data a Vlahovic e che lei ha confermato con queste parole, di dargli una maglia da titolare con la Sampdoria? Grazie. Ma per me... Per me è finita la partita di Milano, è terminata. Dalla partita di Milano dobbiamo prendere tante cose positive che si sono viste, andare a correggere delle sbavature che in ogni partita ci possono essere e che purtroppo abbiamo pagato a caro dazio, sicuramente anche troppo se vogliamo, però nello stesso tempo
Vlahovic torna a essere uno dei giocatori a disposizione, uno dei titolari dell'attacco, come ho sempre detto. Poi a seconda del momento, a seconda della situazione psicofisica, fisica del momento, io vado a della partita vado a scegliere, però non che ci sia qualcosa di pregiudiziale nei suoi confronti in virtù di un gol che magari è mancato, di una situazione così. Ripeto, fa parte di una crescita di un ragazzo che non ne farei più di tanto neanche un caso. Me ne sono capitati tanti in passato, quando allenavo Dybala, Belotti a 18 anni, 19 anni, è capitato anche a loro di poter sbagliare qualcosa, di essere rammaricati perché non aver magari fatto la scelta giusta in quell'ottica, però poi con gli anni sono cresciuti ulteriormente lavorando e oggi sbagliano magari un po' meno. Ecco, succederà la stessa cosa a Dusan, come è normale che sia, nel suo percorso di lavoro e di crescita. Quindi sono sotto questo aspetto, siamo tranquilli e quindi pensiamo ad andare avanti a guardare la prossima partita. L'Inter è stata una tappa del nostro percorso di crescita, quindi la prendiamo in maniera positiva e guardiamo le cose, le correggiamo e andiamo avanti. Senti, per capire meglio, Beppe, nell'ottimo centrocampo di cui disponi c'è un regista puro, correggere se sbaglio, che è Pulgar. Poi hai un paio di giocatori, penso ad Amrabat e Borja Valero, che possono svolgere quel ruolo, però l'unico regista vero è Pulgar. Ti chiedo, quando Pulgar, speriamo presto, avrà esaurito il recupero, poverino, dal Covid, lui sarà il regista titolare e gli altri ruoteranno intorno, oppure tu pensi ad altre soluzioni? Che ho visto Amrabat a Milano, per me ha giocato anche una buona gara, però ho la sensazione che da intermedio possa fare meglio. Allora, pensando che tu hai Pulgar come regista, volevo capire se tu l'hai battezzato che gioca lui e poi gli altri si sistemano accanto, per capire. Guarda, oggi, almeno che il mercato si porti un regista, ma non credo, grazie. No, guarda, io posso solo dirti che poi di volta in volta valuterò la condizione fisica e la crescita di ognuno, no? Nello sviluppo. Amrabat ha fatto una buona gara, da un lato magari non è il regista che uno si aspetta, no? Che può essere il regista classico, ma è un regista, no? Che anche a livello tattico ti dà una mano, no? E noi giocando volendo fare un calcio di un certo tipo, con mezzale molto offensive, molto propositive, che attaccano l'avversario a più due punte, più a destra, magari spesso abbiamo anche un esterno un po' più propositivo, è chiaro che in questo senso, e gli esterni che vanno lo stesso Biraghi, è chiaro che magari un giocatore con caratteristiche, no, di mix, di palleggio e di incontro può anche in questo senso, poi l'allenatore sulla base delle caratteristiche dei giocatori deve cercare di costruire, no, il vestito migliore e cercare di forzare una situazione piuttosto che l'altra. Ora in questo momento qui è chiaro che lo sviluppo del nostro gioco è dettato molto anche dagli interni di centrocampo, no? dagli esterni, dalle punte. Il giocatore davanti alla difesa diventa importante anche nelle due fasi, no? di raccordo, di geometria e anche di un certo equilibrio da poter dare alla squadra. E quindi poi questo me lo danno sia Pulgar che Amrabat. Amrabat può fare anche un altro ruolo, però di volta in volta le partite saranno tante, avremo bisogno di tutti e quindi ci sarà bisogno di essere sempre pronti in virtù anche dei cinque cambi, che è un discorso che facevamo prima, quindi ci sarà bisogno. Ma Borja all'occorrenza può anche occupare lui quella posizione, anche se a me, per come vedo io il calcio, i giocatori di qualità mi piace farli giocare anche a ridosso dell'area della metà campo avversaria, dell'area di rigore avversaria, perché lì ti sanno determinare, ti sanno mettere la palla giusta, ti sanno leggere la giocata giusta. Davanti la difesa è una soluzione che vedremo quando avrà raggiunto una condizione ottimale fisica, è una variante che possiamo anche tenere sicuramente, anche quella. Grazie a tutti, ciao.